3, 2, 1. Felice regresso, figli della me. Allora, da Supreme. Quanto tempo? Sì, un botto. No, beh, con Nef abbiamo sentito ultimamente, sì. È molto bello il pezzo, sì. E non è stato capito da tanta gente, tanto che molti hanno storto il naso dicendo boh, cosa sta facendo. In realtà è chiaramente sintomatologia di una crescita artistica di un ragazzo. Quello che non capisco anche è anche rispetto verso il mostro sacro. Quindi esatto. È l'unico forse che ha portato rispetto, è da Supreme qua dentro. Tanto per qua dire dentro, Blue invece esce con lo pseudonimo di Youngest Monster. Forse per prendere le distanze dal personaggio un po' troppo teen. Ci ho pensato anch'io. Più giovane Moonstar, quindi sempre una cosa anni 90, però con la sua giovanezza che ormai non è più neanche più il più giovane, perché sono già entrati altri giovani, è un continuo ricambio generazionale, no, negli ultimi 2-3 anni. Fa paura, facevo la riflessione. Non ho paura di allora, nel 2014, scusami, nel 2016 uh-huh. al 2019 c'è stato un super boom di tantissime persone che sono arrivate, ogni persona che usciva faceva un numero esagerato. E poi, ciao. E poi a un certo punto hanno saturato il mercato e si sono un po' andati a perdere. Sì. Chi doveva rimanere perché aveva quel qualcosa in più è rimasto, quindi chi è diventato grande mm-hmm. lui è diventato. Chi è diventato grande ma con dei numeri fittizi, ora lo vediamo sparire, non è, lo vediamo praticamente non esistere più, cambiano mestiere, si inventano le stronzate, si inventano malattie, creano... A proposito di stronzate, questa cosa è sintomatica, in America hanno fatto gli ultimi MTV Award, una carnevalata, una pagliacciata, anche rapper grossi che sono bravi e che fanno numeri devono per forza mettersi i vestiti, le cazzate, andare in giro vestiti da giraffa. Dolcetto e scherzetto, dai, siete ridicoli. Scappate un po' di mano, ragazzi. Scappate un po' di mano, cioè iniziate a essere veramente ridicoli. Perché se vi continuate ad abbassare a fare questa cosa, le cazzate, cioè, poi raga, cresce il pubblico. Era un meccanismo del glam degli anni, che poi è completamente uscito di mano. E se non lo fai, nessuno parla di te. Ma allora sei stronzo. Ma allora sei stronzo. Lo fai perché devi portare un messaggio. E quando porti un messaggio deve essere una cosa chiara. E Twisted Sister si vestivano da donne, però erano super muscolosi, super virili, si chiamavano le tipe, ma lo facevano solo per dare fastidio ai bigotti. Certo. Questi ogni volta si inventano la minchiata perché fine a se stessa. Per dire, hai visto quello cosa ha fatto? Boh, è finito sì, lì. Sì, ma lo serve. Hai visto cosa ha fatto? Chi se ne fotte? Cioè, se ne fotte, cosa mi coglione. Hai portato? Cosa niente, mi hai fatto capire? Mi ha fatto capire che sei un coglione in cerca di attenzioni. Questa roba purtroppo sta sfuggendo a tutti di mano, ma c'è ancora chi resiste, chi fa musica e chi punta soprattutto il suo personaggio sulla musica, come da Supreme, che dell'immagine non ha mai fatto effettivamente... Anzi, ha fatto la non immagine. Lui è un cartone animato carino, bello, perché comunque ci sta la patinatura. Beh, come i Gorillaz, come tanti anche altri prima di lui. Daft Punk avevano fatto tutto quella serie con il disegnatore Capitano Barlo. Comunque, Blue, andiamo a sentire il singolo Younger Monster, a.k.a. The Supreme. Quindi è diventato un Crips. Sì. Però guarda, il suo periodo blu questo, eh. Il periodo blu è il periodo dei pittori, quando sono depressi usano tanto il colore. Se non pittori non è che... Oh! Questo mi prendo la rovescia non è più blu. Tu cazzo! Qua non sei capito però. Ci parli sopra. Tutto il bisogno lo sai io. Ti divertivano cose ma non me la piglio. Se che aspetta il cielo è verde mi trovo un appiglio. Ma dopo mi visitando tutto ma non mi ripiglio. Non mi ripiglio. La gente non rime, fanno tutti ricchi come l'over. La mamma quando arrivi. Adesso dici però che la gente è storta. Poi la gente è storta ma sali la botta. Un pis pis. Ok. Si fa morto, ha detto. Queste storie mi prendono male, il cielo non è più blu. Vedi? Ma io non capisco. Ma che cazzo vuoi capire? Sono un boomer. Cosa Ryu? Ryu. Queste storie mi prendono male, il cielo non è più blu. No, non so le casse. È perché a questo punto non capisco. No. Ma l'idea è bella, anche la produzione, ma non ho capito una minchia. Ah, ma non è che puoi dire sempre la stessa cosa di ogni pezzo di Da Supreme. No, non è vero, io di solito li capisco i pezzi di Da Supreme. Sì, li capisco. Cosa c'hai 14 secondi di finali? Lascia respirare il nulla. Dimmi che c'è un testo, ti no, dico. Non c'è il testo. Ti prego, dimmi che c'è un testo perché abbiamo fallito, se no. Non c'è il testo, ti dico. Eccolo. Oh, ehi, qua. Andiamo. Chi lo legge, un pezzo? Vuoi leggere il ritornello? No, guarda, vorrei leggere io che non ho capito un cazzo. Allora, comunque è il suo periodo blu, quindi è triste. È la maturità, solo che la maturità la esprime ancora con uno slang ultra giovanile. Ehi, queste storie mi prendono male, il ciel non è più blu. Cielo. Questa lava mi vuol divorare. Come cazzo sto? Questa lava mi vuole divorare. Pavimento e lava! Ah, credo che fosse tipo sua madre o la sua fidanzata. Questa lava è mi no, vuole la divorare. Ava, quello di...
tutte bitches nel momento del bisogno, lo sai, sì. Ma poi quando spicco il volo non sai come sto, però vabbè, questa è la classica depressione del... Ma è di solito il contrario, sì. Cioè tutti amici tutti quando stai quando voli nel momento del bitches, tutti bitches, ok. Tutti quanti fanno cose ma non me la piglio. Se io guardo il cielo è verde mi trovo un appiglio. Perché la differenza sul cielo verde? Il cielo è verde perché... Gli anni giovani, il fatto della green age. No, è quando tu sei troppo fatto e vedi verde sugli acidi. Quindi non è la green age, secondo me. Cioè il cielo vede una... Cielo verde, va bene. Ma tutti boss, per il resto sto rivisitando ma tutto. Ma no, minchia raga, io non riesco neanche a leggere. Rivisitando tutto ma non mi ripiglio. Non mi ripiglio, no, non mi ripiglio. Stai col diavolo, mi parli di chi? Ok. Sta gente è no name e fanno tutti i ricchi. Questi qua non sono nessuno e fanno tutti i ricchi. Non ha detto un cazzo prima. Sta gente è no name e fanno tutti i ricchi. Come la bella mamma, ma quando arrivi sento che mi chiedi, fra, giornata storta? Cazzo dici, bro? È che la gente è storta. Madonna, 16 anni brutti. La gente è storta, mossa la botta, è un bis di torture, sta giornata è morta. Sì, vabbè, è molto adolescenziale, molto. Ma però non è che ti aspettavi Pasolini. Ma vabbè. Meglio ascoltarla che leggerla. Sì, tu Blanco, ma neanche ascoltarla per me. Cioè, ma non è. Non ha detto niente di. Che dispiacere. Di che? Cioè, musicalmente, ok. Perché musicalmente poi è bella. Come la canti, come la mambli, come la aggiusti con le voci, come te la viaggi. Musicalmente è figa. Però sono la fiera del banale. Allora, il male è banale. Cioè, la banalità del male come quella del bene. Quindi, da un molto giovane che ti esprime la sua gioventù, certo. Con anche tutto. Che cazzo ti aspetti? Se uno non vive, non esce, non può fare un cazzo perché da supprimi, e quindi ti chiudi e sono non esce, quindi quello puoi scrivere. No, ma sicuramente c'è qualcosa di male interiore che lui sta comunque esternando in un certo punto, cioè... A un certo punto comunque, ripeto, sei stato chiuso per 2 anni, 1 anno e mezzo, quanto cazzo è, con tutti i problemi derivati dal fatto che tu stai facendo successo e non puoi godertelo, hai sicuramente molti più problemi di una persona che sta in attesa di creare qualcosa. Comunque fondamentalmente è quello che avevo detto all'inizio, il periodo blu degli artisti. Certo. E l'importante è che quando siete giù, scrivete e buttate tutto quello che avete dentro sul foglio, così non ce l'avete più dentro, resta sul foglio. Bravo da supprimi, così si fa. Sì. Testo non ci aspettiamo più niente fondamentalmente. Poi per carità i risultati sono che comunque magari a chi ne è un po' esterno, forse anche per questo pubblicarli con uno pseudonimo diverso, magari è qualcosa di più personale, che ovviamente deve essere pubblicata, perché deve essere pubblicata per contratti, cazzi, quello che vuoi. Staccare dal progetto principale e avere questa sfogo. Ma anche per dire le cose che vuoi fare tu, che le artisticamente le senti tu e le butti fuori con Moonstar, certo. E invece da Supreme, che ha un pubblico fidelizzato, che sapete che il pubblico fidelizzato è un cancro, perché poi vuole sempre la roba per cui si è fidelizzato, e lì poi diventa ancora più peggiore per e allora continuerai a dover fare le cannette. Comunque da Supreme molto bravo, tra i giovani è uno dei più intuitivi a livello musicale. Speriamo di sentirlo. Inizierà anche a scrivere cose comprensibili per noi quarantenni. Speriamo a Cristo. Ciao.